l'anno scorso mi pare, comunque di detto qua, aveva fatto l'ultima conferenza di deconsiderazione, una cosa un po' diversa, non è no. Questa sera è un argomento un pochino più tecnico. Parliamo della tensione botte del maledetto una nuova operativa. La prossima settimana avremo un altro suo collega, il professor Marenco, quindi facciamo una splendida intervista. Ti lascio la parola, Va grazie. bene, grazie. Okay. Allora, spero di non annoiarvi troppo, l'argomento è abbastanza ampio e insomma c'è una parte finale di cui anche io so veramente poco, quindi ho citato soltanto alcuni risultati, quindi vi invito a non farmi troppe domande sulla parte di fisica teorica che c'è alla fine, perché probabilmente non sarei in grado di rispondere. Comunque, fatemi tutte le domande che volete invece. Allora, prima di tutto dobbiamo cominciare a capire di che cosa parleremo, non di radio antiche, anche se la radiazione fossile potrebbe essere fuorviante come. Ho deciso di complicarla ancora di più, nel senso che vi porterò avanti e indietro nel tempo, perché come spesso capita nell'ambito della scienza. Le conquiste non sono mai lineari, nel senso che ci sono delle persone che hanno delle idee, vanno avanti fino a un certo punto, poi si fermano, queste idee vengono dimenticate per decenni, poi arriva qualcun altro che magari non sa neanche quello che hanno fatto gli altri, insomma, quindi la situazione non è per nulla lineare. Diciamo, identificare con questo schema che sostanzialmente è un diagramma che fa vedere delle cose che non c'entrano assolutamente nulla con quello che noi diremo stasera, però è un diagramma che può essere guardato in un senso o nell'altro del tempo senza grosse difficoltà. Allora, cominciamo dal 1964 e c'erano questi due tecnici che giocavano con questa antenna che vedete non è particolarmente piccola, no? Qui ci sono le due persone. Questi due tecnici si chiamano Penzias e Wilson e giocavano con questa antenna. Perché giocavano con questa antenna? Nel senso che la colpa era di questa, che non è la morte nera, anche se sembra la morte nera, ma in realtà è un satellite Telstar. I satelliti Telstar, il primo è stato mandato in orbita nel 1962. Come suggerisce il nome, era un satellite per le telecomunicazioni. Estremamente diversi da quelli che noi utilizziamo oggi. È una cooperazione però tra la NASA e altre società private americane, vengono costruiti dalla Bell Laboratories. E la cosa notevole è che lo scopo era realizzare la prima trasmissione via satellite intercontinentale. E quindi mettono delle antenne USA, Canada, Inghilterra, Germania Ovest e Italia. Come vedete, l'Italia è sempre al primo posto. Tra l'altro, quella inglese non funzionava, quella francese mica tanto, l'Italia invece era una di quelle che funzionava meglio. Diciamo due caratteristiche di questi satelliti. Un'orbita fortemente ellittica, quindi se vedete arrivava da 952 km fino a 5.933 km, quindi un'orbita fortemente ellittica e abbastanza bassa, tutto sommato. Per la cronaca di Erni, satelliti per le telecomunicazioni geostazionari sono a 36.000 km di quota, quindi sono decisamente più in alto. Stando così basso, purtroppo per colpa di Keplero, ma non solo sua, deve girare piuttosto rapidamente, e quindi praticamente in 2 ore e mezza faceva il giro della Terra. Quindi c'erano 30 minuti in cui questo sorvolava l'Atlantico. Allora io non c'ero nel 1962, però la frase che mi ricordo ancora quando ero bambino, che ogni tanto intervistavano qualcuno e dicevano: prima che mi tramonti il satellite. E me la ricordo questa frase come slogan, perché effettivamente avevano questi satelliti che viaggiavano e dovevano essere inseguiti da quelle enormi antenne da terra, perché l'idea poi era, quando aveva finito di transitare, dovrebbe passarne un altro di questa costellazione, però non ha mai preso molto piede, perché comunque era abbastanza difficile. Cioè, immaginate che in questo momento nessuno di noi potrebbe avere un satellite sul tetto che insegua automaticamente una ridda di satelliti. Cioè, un conto è tenerlo fermo, un conto è avere un oggetto che sa dove sono i satelliti e se li va a cercare.
però tra l'altro le antenne, vedete, 26 metri, tanto per dire, e lavorava il 30 luglio del 62, fanno la prima trasmissione intercontinentale. No, c'ho il puntatore, grazie. E addirittura il 25 ottobre del 62 due computer da IBM comunicano tramite Telstar 1, quindi avviene la prima connessione di due computer attraverso un satellite. Non so se portino sfortuna i computer dell'IBM, ma il satellite si rompe subito dopo. Quindi, però si rompe un transistor, cioè, guarda, vabbè, qua c'è qualcuno che ha qualche anno, però in questo momento dove buttiamo via qualunque cosa, lì si era rotto un transistor e tutto il satellite non andava più. Cioè, però riescono a riavviarlo in qualche modo, però poi si rompe a febbraio, viene messo fuori. Ma comunque poi la storia va avanti con i satelliti Telstar 2 e appunto via di seguito. La frequenza con cui lavorava erano tra i 6 GHz e i 4 GHz. Sono due diverse perché lui sostanzialmente riceveva un flusso di informazioni, cioè una trasmissione da terra, la amplificava e la rimandava giù ed erano due bande differenti. Allora, se uno si fa due calcoli, vede che grosso modo lavoriamo con delle onde dell'ordine di grandezza del mezzo metro, 50 centimetri, onde, lunghezza d'onda così. Vi faccio vedere brevemente questo filmato perché è carino, se ci riusciamo. Alzo un po' il volume, se ci riesco. Non ci riesco, sì, forse ci riesco, però l'audio chissà dove va a finire. Comunque sostanzialmente vi fa vedere, ve lo racconto, tanto era in inglese, fa vedere questi signori che preparano, vedete, questi satelliti che aveva già delle celle fotovoltaiche per quello che riguardava l'alimentazione degli apparati di amplificazione. Qua sta dicendo, sono le persone che lo stanno per mettere in orbita. E era bello perché tutto sommato l'audio, perché c'era questa voce degli anni 60, molto da conquista del West, poteva essere il doppio, non so, Gary Cooper, ecco. Vi fa vedere il lancio col satellite insieme con un vettore Atlas, forse. E tra l'altro, dopo 3 o 4 orbite terrestri, lui comincia già a essere in grado di colloquiare con Terra. Vediamo, magari possiamo andare un pochino avanti, se ci riesco. Non vorrei che... Niente, vabbè. Comunque, ripeto, senza audio è un po' bruttino. Comunque la morale è che questo satellite più bene, ha lavorato bene per diversi mesi possiamo considerarlo come uno studio di fattibilità. Come vi ho detto, poi la storia ha preso un'altra piega e adesso noi utilizziamo dei satelliti geostazionari. Comunque il punto è che questi signori qua nel 64-65 lavoravano con le antenne perché volevano chiaramente migliorare l'efficienza del sistema e erano dietro a questo. Quindi l'antenna era difettosa, cioè continuava a vedere un eccesso di frequenze. Qua si confonderà, si utilizzerà in modo un po' intercambiabile la temperatura, la frequenza, la lunghezza d'onda. Comunque, vedete, abbiamo una lunghezza d'onda di circa 2 centimetri. Vi ricordo che lavoravamo intorno al mezzo metro, quindi dava abbastanza fastidio questa, comunque si vedeva. Allora, questa radiazione era isotropa, cioè loro puntavano l'antenna nelle varie regioni del cielo e c'era sempre presente questo disturbo. Allora, qualunque tecnico sa che è chiaramente un problema dell'elettronica, per forza, non può essere altrimenti. Perché, cioè, se la stessa identica cosa la vedo puntando in tutte le direzioni del cielo, è un problema dell'antenna. Quindi diventano matti per mesi e mesi e mesi e cercano di capire tutto quello che potrebbe rompere le scatole a questa antenna. E non ci riescono. C'è sempre questo eccesso di microonde, ma loro non hanno minimamente idea di che cosa possa essere. Altri però ce l'avevano quest'idea, peccato che non sapessero che cosa avevano trovato loro, e altri avevano quest'idea da un po' di tempo. Questo è nel 64, ma noi torniamo indietro nel tempo nel 48. E nel 48 ci sono tre fisici teorici, questi tre signori, Gamow, Alper e Hermann, che elaborano una teoria dove l'universo è in espansione, cioè ha avuto un inizio e si sta in qualche modo espandendo.
In particolare, questo signore qui mette a posto una cosa che è quella che usiamo ancora adesso, che è la teoria della cosmogenesi degli elementi, cioè come si sono formati i primi elementi dopo l'inizio dell'universo. E questo Gamow è forse il fisico teorico più noto, anche per studi successivi, forse legati anche alla bomba H, forse anche per quello è più noto. E quindi ci sono questi tre che creano questa teoria nel 48. E quindi sono stati i primi. Non è vero, nel senso che molto prima, alla fine degli anni 20, c'era un signore che conoscete benissimo, presumo, Edwin Hubble, questo signore distinto, quasi inglese, nel senso che lui era americano, ma si era, diciamo, era andato a studiare in Inghilterra perché era figlio di un avvocato, nipote di un avvocato, e chiaramente doveva fare l'avvocato lui. Però poi muore il papà e lui torna indietro, dice: vabbè, allora io l'avvocato non lo faccio, e si mette a fare l'astronomo. Si mette a fare l'astronomo e diventa bravo, nel senso, e quindi meno male, non che sia morto il padre, però non so, meno male che abbia fatto qualcos'altro. Però purtroppo appunto lui torna dall'Inghilterra con queste cose qua, cioè l'idea di fumare la pipa, avere il bastone da passeggio, parlare con l'accento inglese, cioè lo rendevano molto simpatico, penso agli americani, e in più era un fenomeno questo da giovane, era bravissimo, bellissimo. Era uno di quelli che quando c'erano le gare nei campus vinceva tutto, salto in alto, corsa, se c'era da ballare era più bravo a ballare, cioè era tutto lui, proprio, non so come dire. E trova questa, studiando una cosa che è il movimento delle galassie, scopre che tutte le galassie si allontanano dalla Terra, da noi. Quella che viene sintetizzata come legge di Hubble, quindi una sorta di galassie che fuggono da noi, e più lontane sono, più velocemente fuggono da noi. Anche qua, nuovamente, un indizio del fatto che l'universo è tutt'altro che statico. Quindi lui è stato il primo, ma non è vero, perché ancora prima di Hubble, qua, appunto Hubble era a fine degli anni 20, primi anni 30, abbiamo questi signori qua, Friedman, che non ha proprio un visino, poverino, è anche morto giovane, anche male, tifo, emorragico, cioè non, cioè una, vabbè. Però Friedman risolve l'equazione della relatività generale e si rende conto che l'universo non può essere statico, come aveva immaginato Einstein. Per inciso, questo signore era il maestro di Gamow, quindi capite che Gamow non è che se l'ha inventata, la cosa, cioè ha avuto un maestro d'eccezione. E lui e quest'altro signore qua, si chiama Lemaître, che anche lui formula un'ipotesi di un atomo primigenio, cioè quindi una situazione di altissima temperatura e densità iniziale a cui è seguita un'espansione. Notate che io sto evitando accuratamente di dire quella parola, perché quella parola non è ancora stata inventata, quindi non la dico. Era questa ipotesi di un inizio, un'espansione. Allora, per inciso, sapete che quando vengono fatte queste due ipotesi ci sono due reazioni. Siamo 15 anni dopo, da 7 a 10, 15 anni dopo la teoria della relatività generale di Einstein, e le reazioni al fatto, all'evidenza che ci sia una espansione dell'universo, sono bene sintetizzate dal punto di vista di due personalità dell'epoca. Uno, Einstein, che dice: mi pento di aver emesso la costante cosmologica, che era quella che lui ha aggiunto perché schiavo dell'idea che l'universo dovesse essere per forza statico, l'aveva messa perché sennò l'universo sarebbe stato dominato dalla gravità, sarebbe stato o in espansione o in contrazione. Dato che lui diceva che l'universo era statico, doveva aggiungere qualcosa che compensasse la gravità. E quindi lui dice, fa un mea culpa, perché lui, che non aveva avuto paura di scardinare tutta la fisica classica e andare dietro alla matematica e senza credere alle proprie idee interne, qui invece ha forzato matematicamente un'equazione per andare dietro alle sue idee. Quindi lui dice: ho fatto un gravissimo errore. Contemporaneamente il Papa dice: abbiamo trovato la prova dell'esistenza di Dio, perché abbiamo trovato la creazione, quindi basta, non rompiamo più le scatole, Dio esiste, ha creato l'universo. Parte questo signore qua, che non è vestito così perché andava a un ballo in maschera, ma perché era un prete, oltre che un astrofisico era anche un prete cattolico, e scrive sia ad Einstein che al Papa, dicendo ad Einstein, dicendo: vabbè, hai sbagliato, è vero, però ci siamo ormai affezionati alla costante cosmologica, lasciacela, sono 15 anni che ce la teniamo nelle equazioni, lasciacela.
E Einstein, tutto sommato, gli dice: se mai è una costante, se mai sarà zero, insomma, qual è il problema? E Einstein se ne sta. Quindi diciamo che questo dà una bastonata ad Einstein, dice: vabbè, dai. E Einstein gli dà ragione. Poi scrive al Papa dicendogli: Eminenza, se leghiamo Dio alla fisica, cioè le teorie nella fisica sappiamo quanto durano, non è che poi ci tocca, quando buttiamo via questa teoria, buttare via anche Dio, forse è meglio lasciare scollegate la fisica e la metafisica. E anche il Papa sta zitto e incassa. Quindi, cioè, questo era uno che, insomma, non si faceva scrupoli di parlare alle alte sfere. Allora, c'è un modello di espansione suggerito da Hubble e finalmente arriviamo a dire la parolaccia. Nel 1949 questo signore qua, che si chiama Fred Hoyle, che era veramente un acerrimo nemico della teoria del Big Bang, dice, petardone, no? Cioè, per prendere in giro questa teoria. Peccato che sia piaciuto questo termine, e quindi la cosa che doveva essere irrisoria è diventata il termine con cui noi lo conosciamo. Queste sono alcune teorie, queste sono parole di Fred Hoyle, cioè è paradossale, ma non è ancora più paradossale l'idea che un bel stacco di roba, l'intero universo, sia nato in un attimo dal nulla. Trovo più accettabile l'idea della creazione di un atomo di idrogeno all'anno che quella della nascita dell'universo in un punto, nel senso che lui era un fan della teoria dello stato stazionario, quindi che non è che negasse l'espansione dell'universo, per carità. Lui diceva che però era dovuto al fatto che si creava dal nulla poca roba, giusto un atomo all'anno basterebbe, e diciamo che lui aveva questa idea qua. Diciamo che poi negli anni, vedete che è morto anche abbastanza recentemente, credo poi si sia ammorbidita questa sua posizione. Vabbè, comunque, diciamo che al Big Bang, crediamo al Big Bang per varie motivazioni, e vediamo un pochettino che cosa comporta crederci. E quindi torniamo indietro di nuovo di 13.798 più o meno miliardi di anni. Abbiamo una singolarità iniziale, un momento di temperatura infinita, densità infinita, racchiuso in un punto di dimensione zero. E capite che le perplessità di Hoyle, nel senso, cioè, cominciamo bene, nel senso, non è proprio banale come frase, no? Da dire, c'era tutto a temperatura infinita in un punto di dimensione zero. Vabbè. L'universo inizia a espandersi, fatto un po' una carrellata veloce di quello che sono stati i primi secondi, vi potete leggere i primi 3 minuti di Hawking, che carino come libro, facendo la densità e la temperatura diminuiscono, e dopo circa 10 alla meno 30 secondi, che vuol dire poco, vuol dire 0,36 zeri e un 1. Non ci provo neanche a dirlo in miliardesimi di miliardesimi di miliardesimi di miliardesimi, decimi di miliardesimi, insomma, poco tempo, inizia qualcosa e non vi dico che cosa, perché di nuovo non c'è ancora questa parola, e quindi questo qualcosa finisce. Allora, questo qualcosa è durato 10 alla meno 30 secondi, perché da 10 alla meno 37 a 10 alla meno 30 ci sono 10 alla meno 30 secondi. Allora, l'universo si è espanso di un fattore 10 alla 30. Ora, per avere un'idea di cosa vuol dire un'espansione di un fattore 10 alla 30, se noi facessimo finta che quando è iniziata questa espansione veloce l'universo fosse grande come un protone, era molto più piccolo. Fosse stato grande come un protone, 10 alla meno 15 metri, sarebbe diventato grande 10 alla 15 metri. 10 alla 15 metri sono 1000 miliardi di chilometri, sono un decimo di anno luce. Quindi in 10 alla meno 30 secondi una cosa che era grande come un protone è diventata grande come un decimo di anno. Un anno luce mi sembra sia 9000 e qualcosa miliardi di chilometri. Capite che è stata un'espansione enorme. In realtà alla fine di questo qualcosa l'universo credo fosse grande più o meno come una palla, quindi chiaramente dovete tornare indietro di molti più ordini di grandezza rispetto ai 10 alla meno 15 che ho detto io. Dovete partire da 10 alla meno 25, 10 alla meno 30 più o meno per arrivare. Se fosse stato 10 alla meno 30, dopo 10 alla 30 sarebbe diventato grande un metro, quindi piccolo, era proprio piccolo. Che cosa sia successo è un mistero per il momento, ci torniamo più avanti. Allora, tanto noi proseguiamo, il tempo passa e c'è un equilibrio perfetto, radiazione, materia, antimateria, di tutto c'è. Passa il tempo,
avviene una rottura spontanea della simmetria. Ora non è importante sapere che cosa sia, però tenete conto che le simmetrie sono bellissime nel mondo di tutti i giorni, però le rotture delle simmetrie sono ancora più belle. Ma questo non l'abbiamo inventato noi, l'hanno inventato già gli antichi greci. Per esempio c'è la storia di Aristotele, perché Aristotele sosteneva che la Terra fosse, diciamo, al centro dell'universo, e fin qui non c'erano problemi. Però gli altri dicevano era ferma al centro dell'universo, e invece dicevo, perché deve stare ferma? Potrebbe anche andare da qualche parte e trascinarsi dietro tutto l'universo. E tu dici, ma questo non va bene perché la simmetria verrebbe rotta, perché dovrebbe andare da una parte e non dall'altra? E lui gli diceva, ok, prendiamo un asino, mettiamolo lì e mettiamogli davanti una mangiatoia piena di cibo. Dove andrà lui? Se la mangiatoia piena di cibo. Bene, non c'era simmetria e lui ha scelto una direzione. Ora prendiamo l'asino e mettiamolo circondato da una circonferenza di mangiatoie, tutte piene uguali di cibo dello stesso gusto, tutto identico. Cosa fa l'asino? Muore di fame o prima o poi decide una direzione a caso in cui andare? Decide una direzione in cui andare. Quindi la rottura spontanea della simmetria è quella in una situazione dove c'è una simmetria assoluta, o almeno che a noi pare assoluta, a un certo momento casualmente si prende una direzione perché conviene prenderla. Allora, passa il tempo, le forze fondamentali si separano, quindi la gravità, la forza forte, debole, eccetera, elettrostatica. Arriviamo a 10 alla meno 11 secondi, che è un momento importante perché più o meno da qui in avanti siamo abbastanza certi, proprio veramente, perché queste sono le energie che riusciamo a fare con gli acceleratori di particelle moderni. Quindi da qui queste sono, diciamo, ipotesi molto ben fondate, queste invece sono proprio anche verificate da qui in avanti. A 10 a meno 6 secondi i quark smettono di starsene liberi, si confinano, si creano le particelle, i protoni, i neutroni, tutto quanto, e si ha un'annichilazione della materia e dell'antimateria, cioè riusciamo pian piano a distillare le cose che troviamo nell'universo di oggi. Siamo a circa un secondo, anche gli antileptoni se ne cominciano ad andare, il tempo avanza e arriviamo a circa una temperatura di 1 miliardo di Kelvin e i protoni e i neutroni iniziano a mettersi insieme. Questa è quella che appunto Alfred chiamava la nucleosintesi primordiale, quindi i primi elementi vengono creati. Vengono creati soltanto idrogeno, ovviamente, deuterio e elio, nient'altro. C'è una cosa che si chiama vallo del litio che impedisce, cioè c'è un isotopo del litio che verrebbe bene, litio 5, litio 6, che non esistono però in natura. Quindi non va avanti, non si riesce a creare nient'altro. Se voi poi mi chiedete perché c'è tutto il resto, è perché ci sono le stelle, ma lì non c'erano le stelle lavorano per miliardi di anni, hanno tempo. Questo stiamo parlando di pochi secondi. Ecco, in pochi secondi non ci si riesce a creare niente, sostanzialmente, a parte elio, deuterio e idrogeno, perché ovviamente è facile, c'è già. Allora, è sembrata una gara perché in 2 o 3 minuti è successo un sacco di cose, adesso per 379.000 anni non succede niente, proprio nulla, cioè non cambia più nulla, cioè l'universo si espande, la temperatura scende, però ormai quello che doveva succedere è successo. Abbiamo un equilibrio fra la materia e la radiazione. Purtroppo il plasma non è trasparente alla radiazione elettromagnetica, quindi la radiazione elettromagnetica, passando in un ambiente carico come il plasma, perché sono fatto da nuclei positivi e da elettroni, viene immediatamente, interagisce e viene assorbito e rilasciato. Quindi sostanzialmente l'universo continua a scendere di temperatura la materia, ma anche la radiazione continua ad avere la stessa temperatura dell'universo, la segue, e rimangono, diciamo, a braccetto per quello che riguarda la temperatura. Dopo 379.000 anni, però, arriviamo a una temperatura di circa 3.000 Kelvin, e a circa 3.000 Kelvin succede che gli elettroni cominciano ad avere abbastanza poca energia da attaccarsi ai nuclei, quindi si formano degli atomi, cominciano ad esserci degli atomi. Qual è il risultato netto?
questo plasma smette di essere un universo fatto soltanto di cariche elettriche, diventa un universo sostanzialmente neutro. E negli universi neutri la radiazione elettromagnetica può transitare. Quindi gli elettroni e i protoni, o quello che sono, si combinano e la radiazione elettromagnetica può cominciare a circolare liberamente. Prima faceva un millimetro e toccava qualcosa. Adesso è libera di andare avanti. Sostanzialmente si può immaginare che prima ci fosse un nebbione tremendo e poi la nebbia è calata e quindi ci si vede attraverso. Quindi la materia continua a raffreddarsi, quella radiazione lì continua a essere in equilibrio con la temperatura di quello che viene chiamato ultimo scattering, che era circa di 3000 Kelvin. Allora, l'universo di 379.000 anni è completamente pieno di fotoni ed è descritto da uno spettro di corpo nero. Uno spettro di corpo nero è un oggetto che sostanzialmente ci dà la quantità di fotoni nelle varie lunghezze d'onda presenti. Allora, se noi scaldiamo un qualsiasi oggetto, questo comincia a irraggiare energia elettromagnetica. Più lo scaldiamo, più lui ne emette, ma soprattutto cambia anche la tipologia di cosa emette. Emette man mano che cresciamo, vedete che se abbiamo un oggetto a 1800 Kelvin emettiamo più o meno in questa zona, e poi man mano che si scalda andiamo più sulle lunghezze d'onda basse. Lunghezze d'onde basse vuol dire frequenze alte, vuol dire luce tipo il blu, per capirci, mentre la lunghezza d'onda lunga vuol dire luce tipo rossa oppure infrarosso o quello che è. La Terra, per esempio, ha una temperatura di 300 Kelvin e chiaramente non è luminosa di suo. Emette però comunque anche lei radiazione nello spazio sotto forma di radiazione infrarossa. Se noi guardiamo lo spettro di emissione della Terra, è esattamente fatto in questo modo, ma è molto più verso destra. Poi ve ne faccio vedere qualcuno alla fine. Allora, il tempo continua a passare e questa radiazione che era a 3000 Kelvin, io ho messo qua i fotoni che si stancano perché fanno tanta strada e quindi vedete che prima erano blu, poi diventano verdi, poi gialli, poi rossi. E dice, ma perché si stancano i fotoni? Ora, stancare è un termine che non è correttissimo, però vediamo un pochettino come facciamo a stancare dei fotoni. Stancare dei fotoni significa farli diventare più rossi. Abbiamo detto, avete visto che da blu diventavano verdi, gialli. Allora, ci sono diverse tipologie di fenomeni che portano a uno spostamento verso il rosso. La più nota è l'effetto Doppler, quello delle ambulanze, per capirci. Vi faccio vedere qua due formule, perché è importante sapere che nell'effetto Doppler delle ambulanze, ci sono due formule diverse, cioè non c'è una simmetria. Se si sposta la sorgente che emette le onde o si sposta il ricevitore, ci sono due formule diverse. La motivazione è carina perché non è, diciamo, relativistica. Dal punto di vista delle trasformazioni di Galilei dovrebbe esserci una simmetria, non dovrebbe cambiare niente se io mi avvicino a lui parlando o se mentre io sto parlando lui si avvicina a me, no? Se usassimo la relatività di Galileo penseremmo a quello. Però il problema è che il suono si muove nell'aria e quindi esiste un sistema di riferimento privilegiato che è quello in cui l'aria è ferma e quindi bisogna tenere conto della velocità del suono in quel sistema di riferimento. Quindi c'è una situazione che è legata al fatto che queste onde meccaniche, che sono le onde sonore, si propagano in un mezzo particolare che è l'aria della Terra e quindi quel mezzo lì è importante. Quindi se io sto fermo e mi si avvicina uno a 10 metri al secondo fischiando, oppure io sto andando a 100 metri al secondo e mi si avvicina uno a 110 metri al secondo, non è la stessa cosa, perché cambiano le velocità di riferimento rispetto all'atmosfera, che è ferma. Ovviamente la luce non ha bisogno di un sistema per propagarsi, nel senso che dopo l'accanita ricerca della fine dell'Ottocento dell'etere luminifero abbiamo concluso che le onde si propagano bene da sole. Il meccanismo è che normalmente un'onda ha bisogno, perturba un mezzo, cioè noi le onde del mare, c'è cioè una compressione delle onde del mare e poi l'elasticità, chiamiamola, del mare riporta l'onda indietro. Quindi normalmente le onde meccaniche hanno bisogno di un mezzo in cui propagarsi questa perturbazione. Le onde elettromagnetiche sono fatte da due campi elettrici e magnetici e hanno, diciamo, un meccanismo per cui quando il campo elettrico
crea il campo magnetico successivo, sta anche cancellando il campo magnetico precedente che ha creato lui il campo elettrico. Quindi c'è un meccanismo per cui non hanno bisogno di un mezzo in cui propagare. E allora non abbiamo più due formule diverse, ne abbiamo solo una, perché qui invece sì che c'è una sorta di simmetria, e la lunghezza d'onda osservata comunque vedete che non è quella emessa. OS vuol dire osservata, M è quella che è stata emessa, e ci sono dei termini cari ai fisici, c'è un gamma, c'è un 1 più beta, gamma sostanzialmente è 1 fratto 1 meno V quadro su C quadro, cioè da qua a qua ci si ottiene per chi si vuol divertire facendo una razionalizzazione moltiplicando sopra e sotto per 1 meno 1 più V diviso C, e insomma si ottiene quella formula lì. Vabbè, ma è vero? Cioè nel senso che come sempre la fisica uno dice, vabbè, questo lo dice la matematica, è vero? Allora facciamo un altro, saltiamo indietro, torniamo nel 1848 e Fizeau si accorge dei primi righe, degli spostamenti delle righe spettrali delle stelle. Ora poi vedremo che cosa vuole dire. Però questa è una carrellata veloce per farvi vedere le velocità di alcune stelle grazie all'effetto Doppler, lo spostamento verso il rosso del Sole. Il Sole gira su se stesso, quindi c'è una parte del Sole che viene verso di noi e contemporaneamente c'è la parte dall'altra parte che va verso dall'altra parte. Quindi abbiamo una parte del Sole che si avvicina a noi, della corona, è una parte che va in là, e quindi riusciamo a vedere che c'è una differenza legata all'effetto Doppler di rotazione. E poi si prosegue, nel 1901 riescono per la prima volta a fare un esperimento in laboratorio della misura di redshift, quindi andare a vedere se quella formula è proprio giusta. Ci riescono ovviamente, Vestos lì, perché è quello che ha dato l'idea su cui poi Hubble ha costruito, perché lui ha avuto l'idea di misurare la velocità delle galassie, però poi non aveva lo strumento. E invece il buon Hubble era fortunato, aveva lo strumento, quindi in realtà ha portato a casa il lavoro di questo signore. E nel 38 questi due signori trovano un accordo fra la teoria dell'esperimento del 3% e oggi siamo a un accordo di una parte di 4 parti su 10 alla 5, quindi diciamo che quella formula è proprio giusta. Però come faccio a sapere se la luce si è spostata? Faccio una domanda: se voi conoscete bene una persona che vi telefona e questo ha un raffreddore pazzesco e parla con la voce nasale, voi rispondete e dopo un po' dice: ma stai bene? Parli con una voce strana. Perché gli dici fare? Perché tu sai qual è la voce vera. Ma se vi telefona una persona che voi non conoscete e magari parla con una voce nasale, sarà raffreddata o magari invece avrà un problema, la sua voce è proprio fatta così? Cioè noi non lo sappiamo. Allora, quando noi vediamo la luce di una stella, come facciamo a sapere se si è spostata? Chi ci è andato a vedere là vicino la luce di una stella? Cioè, non è un problema banale, perché, ripeto, vedere che qualcosa è diverso implica che io so come dovrebbe essere. Allora, ci aiutano gli spettri, non nel senso che mandiamo i fantasmi sulle stelle lontane. Noi sappiamo che bruciando un elemento chimico puro si ottengono delle righe, non si ottiene della luce a caso. D'altra parte basta che pensiate alle lampade al sodio, che sono gialle, e altre cose, le lampade a idrogeno che sono sul azzurrino. Cioè ogni elemento chimico ha una sorta, si dice, di carta d'identità, delle righe di emissione e delle righe di assorbimento. Se io lo brucio, lui emette luce esattamente di quelle lunghezze d'onda. Se io faccio passare una luce che è un mix di tutte le radiazioni possibili e immaginabili attraverso un gas di sodio, vedo che si creano dei buchi. Lui assorbe esattamente quelle righe lì. Il problema è che queste righe qua sono quelle corrispondenti a dei salti degli elettroni nei vari orbitali, e quindi solamente delle frequenze ben precise che sono uguali alla differenza di energia possono essere catturate e poi rinviate. E allora se io faccio passare della luce che viene verso di me e viene attraverso per esempio del sodio, che cosa succede? Lui cattura, quegli A catturano queste e poi ovviamente le riemettono, però il problema è che prima tutta la luce veniva verso di me, quando viene riemessa in tutte le direzioni, quindi verso di me non ce ne viene praticamente, cioè va diffusa su tutto l'angolo solido, invece verso di me ne arriva una frazione irrisoria, per cui ecco perché vedo dei buchi in corrispondenza. Allora, se io vedo, guardando una stella lontana, per esempio una situazione del genere, e comincio a dire: che elemento chimico è che assorbe qua? Nessuno.
E qui nessuno, e qui nessuno, nessuno. Allora uno dice, ci sono due possibilità, quella stella è fatta tutta di elementi sconosciuti sulla Terra, per carità, potrebbe anche andare bene. Oppure uno dice, ma facciamo un po' questa situazione qua. Allora vedete che c'è uno spostamento che però non è costante, non è una traslazione banale, è una espansione, cioè se vi ricordate prima la relazione fra la lunghezza d'onda emessa e assorbita, c'era una costante, c'era un fattore, per cui sulle onde più lunghe che hanno una lunghezza d'onda maggiore si vede di più, su quelle che hanno lunghezza d'onda minore si vede un po' meno. Se voi moltiplicate tutti i numeri per 3, se fate 3 per 2 fa 6, se fate 3 per 100 fa 300, cioè la differenza si vede di più, no? È quello lì il discorso, cioè è aumentato di 200, quindi lo spostamento è maggiore, perché ripeto, non è una traslazione, ma è un fattore di scala. Allora, appurato che tramite l'analisi spettrale di una stella o di una galassia, io posso in qualche modo capire qual è la sua velocità, perché se vi ricordate in quella formula c'era la velocità di recessione, di allontanamento della sorgente. Ora, qua magari vado un po' veloce, ci sono dei modi per vedere, per catalogare, per etichettare questa velocità di allontanamento. E in astrofisica si usa questo Z. Questo Z sostanzialmente è una misura della velocità. Ora, uno dovrebbe fare un po' di calcoli e vedere che sostanzialmente Z è circa V diviso C, dove V è la velocità con cui ci allontaniamo e C è la velocità della luce. Questo però è vero soltanto a piccole velocità, a piccole rispetto alla velocità della luce, che è grande, quindi sono piccole manco tanto. Allora, il punto è che però noi troviamo degli oggetti nel cielo che si spostano con un redshift maggiore di 1, con Z maggiore di 1. Allora, primo, uno potrebbe pensare che, vabbè, ma perché questo sono approssimato al primo ordine, devo usare la formula lunga, cioè devo fare delle correzioni relativistiche, non classiche. Non è che lo pensa qualcuno, lo pensava ad esempio Hubble, che diceva se la velocità di allontanamento cresce, man mano che io mi allontano, arriveranno delle galassie a un certo punto che dovranno andare via più veloci della luce. Quindi la mia formula, quella della legge di Hubble, probabilmente avrà bisogno di correzioni relativistiche. Non è vero, non ne ha bisogno. E vediamo poi fra un pochettino perché. E quindi, diciamo, appunto, classicamente vorremmo avere delle velocità maggiori della luce, sarebbe un problema per la relatività ristretta. In realtà non è assolutamente un problema, e le velocità di recessione sono davvero più grandi della velocità della luce, e questo non pone in crisi nulla. Pone in crisi se uno pensa di usare la relatività ristretta. Il problema è che se uno prova a usare la relatività ristretta in cosmologia, è come provare a svitare una vite a croce con una brugola, non ci si riesce, non è adatta, è nata per fare dell'altro. E quindi non va bene, non è l'ambiente, bisogna usare la relatività generale, non quella ristretta. Allora, esiste un'altra fonte di redshift che non sia l'effetto Doppler? La risposta è sì, c'è una cosa che viene chiamata redshift cosmologico. Il redshift cosmologico ci dice che sostanzialmente l'universo si sta espandendo. Cosa vuol dire si sta espandendo? Che la geometria dell'universo sta in qualche modo venendo zoomata. Questo non è un problema, nel senso che noi non abbiamo delle cose che effettivamente si allontanino di noi perché si stiano spostando. È lo spazio che c'è fra noi e una cosa vicina a noi che sta aumentando. Ora, io mi ero portato uno strumento meraviglioso, che è questo, cioè un elastico, per farvi vedere questo. Qua ci sono delle tacchette ogni 10 centimetri. Allora, io le tiro, e ora io mi ero portato anche un metro, ma possiamo evitare. Che cosa succede a queste qua, che erano tutte a 10 centimetri? In un tempo, che decido io di 2 secondi, questi pezzetti che erano a 10 centimetri sono andati a 15 centimetri, quindi si sono mossi di 5 centimetri al secondo. E che erano un po' più in là, si sono spostati di 10 centimetri al secondo, perché lo spazio si è stirato di 5 in qua e 5 in là. Questa è un po' l'idea di quello che c'è sotto, cioè gli oggetti, le tacchette,
si sono mosse sul nastro, sono rimaste ferme, è il nastro che si è allungato. Il nastro non è fatto di materia e non è fatto di energia, è fatto di geometria, e la geometria se ne frega della relatività generale, nel senso, non c'è mica scritto da nessuna parte che non possa fare quello che vuole la geometria, che allargarsi come vuole. Quindi non è un problema gestire oggetti che stiano allontanandosi da noi a una velocità superiore della luce e di cui vediamo la luce, tra l'altro, perché un'altra delle obiezioni è quella che dice: ma se una cosa si sta allontanando a una velocità più alta della luce, come facciamo a vederne la luce? Sì, ma ora si sta allontanando, ma quando è emesso la luce era ancora all'interno di quella che si chiama sfera di Hubble, quindi che noi possiamo percepire come segnale elettromagnetico. Allora, salterei qualche passaggino perché diventa veramente terribile la cosa, però l'idea quindi è, se tornate un attimino indietro, ci eravamo lasciati a 379.000 anni dopo il Big Bang con questi fotoni a 3.000 Kelvin. Questi fotoni stanno viaggiando da 13,5 miliardi di anni in un universo che si sta espandendo. La loro lunghezza d'onda sembra che si sia allungata, e sia allungata per questioni non legate al fatto che si stanchino i fotoni, ma al fatto che si sta stirando lo spazio-tempo, e addirittura arriva con uno z uguale a 1100, che si può ricavare banalmente da questa formula, nel senso che 3000 Kelvin è la temperatura a cui è stata emessa, 2,7 Kelvin è la temperatura a cui la vediamo noi, nel senso che una temperatura è molto più bassa, che vuol dire una lunghezza d'onda 1100 volte più grande, più o meno la relazione lineare. Allora, questi signori, torniamo finalmente al 1964, vedono questa radiazione, non capiscono cosa sia, ma poi gli altri fisici teorici che si ricordano dei lavori di Gamow, Friedman, eccetera, lo capiscono e dicono: guardate, avete trovato veramente l'impronta digitale del fatto che ci sia stato il Big Bang e che siano andate le cose in questo modo. Tant'è vero che questi due signori prendono il premio Nobel nel 1978 per non aver saputo aggiustare una radio, fra sostanzialmente, nel senso, per non essere riusciti a togliere un disturbo, è andata bene. Buonasera. E quindi la situazione, diciamo, è questa, è più o meno la storia di che cosa è e da dove è stata originata la radiazione fossile. Ma la storia non finisce qua, però faccio un attimo un breve intermezzo, vi faccio vedere, questo è un grafico che ha fatto quest'anno un mio alunno, e abbiamo qua la temperatura al quadrato, il tempo al quadrato, il periodo al quadrato e qua la massa. Queste sono delle molle a cui noi appendiamo dei pesetti, le facciamo oscillare e cerchiamo di verificare una legge che è sostanzialmente lega il periodo di una molla alla massa che io ci appendo. Ve lo faccio vedere, questo è bravo, ha preso 9, mi sembra. Vi faccio vedere i disegni, i punti e la retta teorica. Tra l'altro la retta teorica, vedete, non passa per l'origine, quindi ha fatto anche qualche errore sistematico, l'ha fatto anche in Excel, bravo, sto qua. Questa è un'altra, questa invece stavamo facendo oscillare dei pendoli, lunghezza del pendolo, periodo, vedete, i punti e la retta. Questi sono dei dati normalmente che si ottengono in laboratorio, e uno è anche contento perché insomma vengono bene i dati. Ve li faccio vedere perché quello che state per vedere potrebbe suscitare qualche inquietudine. Allora, misuriamola effettivamente la CBR, Cosmic Background Radiation. Faccio una battuta, nel senso che questa è un'onda CBR del 1982, quindi lasciamo perdere, non parliamo di quella, ma parliamo di questa. Guardate i puntini e guardate la linea teorica. Allora, se mi consegnano un lavoro così, dico: vabbè, ok, hai fatto la linea, ci hai messo le crocette sopra, due. E invece è andata davvero, cioè, c'è un accordo che è incredibile tra i dati e la teoria, una cosa pazzesca. Poi ci sono i dati del COBE. Uno dice: cos'è COBE? Chi è COBE? COBE, ve lo presento, è questo satellite Cosmic Background Explorer, è stato lanciato nel 18 novembre dell'89, è stato in orbita abbastanza tempo. Vediamone alcune cose. Intanto vedete, questo è un disegno, ovviamente è un dipinto, non è un'immagine vera. Vedete che è in orbita, questa è la Terra, in giro alla Terra, e quindi queste sono le solite pannelli per fare energia, questa è la strumentazione, e questo è collare Elisabetta. A che cosa serve? Serve a fermarla dalla radiazione proveniente dalla Terra.
Quindi sostanzialmente c'ha sto imbuto di protezione per essere tranquillo di pescare soltanto, giusto di non beccare la roba del Radio Maria, eccetera, che viene dalla terra, quindi insomma è meglio essere schermati. Allora, questo COBE ottiene dei dati che trova che lo in ogni direzione del cielo è 2,726 Kelvin, da tutte le parti, cioè fino alla quarta cifra significativa abbiamo questa da tutte le parti, cioè quindi un'altissima anche isotropia della radiazione cosmica. Questi due signori, che erano i responsabili di COBE, prendono il premio Nobel nel 2006, soprattutto per avere scoperto la grande isotropia della radiazione cosmica, ma anche per avere soprattutto scoperto delle anisotropie, nel senso che è vero che è estremamente isotropo, ma ha delle piccole fluttuazioni. Piccole, cosa vuol dire piccole? 0,0001%, quindi vuol dire altri due. Quindi da una parte su 1 milione a una parte su 100.000, ok? Quindi è come dire che se siamo a temperature di 1 milione di gradi, dobbiamo andare a vedere un grado, 1 milione di gradi più o meno un grado. Oppure dove la variazione è maggiore di tutte, su 100.000 gradi ne dobbiamo vedere. Quindi sono misure molto delicate. È un'elaborazione dell'anisotropia del satellite Planck. Chi è il satellite Planck? Non ne abbiamo ancora parlato. E però prima vi faccio vedere questo. Il satellite Planck è stato raffreddato a 20 Kelvin e messo nel punto L2. Cos'è il punto L2? Questo qui. Quando abbiamo una situazione di due oggetti massivi, tipo il Sole e la Terra, ci sono un certo numero di punti che vengono chiamati punti di Lagrange, da cui la L. Questi punti sono punti di relativo equilibrio e sono estremamente utili dal punto di vista dei satelliti. Perché? Allora, intanto come funzionano? Il più semplice da spiegare è L1. L1 è messo fra il Sole e la Terra. Il Sole tira tantissimo di qua e la Terra tira poco di là. Però il problema è che se io mi metto molto vicino alla Terra e molto lontano dal Sole, posso mettermi in una situazione in cui, grosso modo, mi tirano tanto da una parte quanto dall'altra e io rimango lì in equilibrio. Certo, non è un equilibrio particolarmente stabile perché se mi muovo un po' comincio a cadere verso il Sole e verso la Terra, però insomma non è male come posto. Chi mettiamo in L1, per esempio? Beh, c'è stato messo un satellite estremamente importante che si chiama SOHO, SOHO, Solar Orbiter Observer Heliosfera, che non mi ricordo mai, vabbè, insomma, era un satellite per guardare il Sole, cioè se vuoi vedere il Sole, lì c'è sempre il Sole, 365 giorni all'anno, cioè non te ne perdi un attimo di Sole. Quindi è un posto bellissimo. Tra l'altro, SOHO è stato lanciato nel 95 e tempo di vita 2 anni, sta ancora orbitando. E quindi hanno adesso esteso la missione al 2025, 2 anni previsti, andrà per i 30. Quindi insomma è venuto bene come satellite. L2 è molto più complesso, se vogliamo, da capire, perché uno direbbe: ma il Sole e la Terra tirano tutte e due dalla stessa parte, come cavolo fa a rimanere lì? Beh, perché sta andando e quindi diciamo è in orbita, ma rimane sempre allineato, quindi L2 è sempre in ombra della Terra. E chi ci mettiamo? Per esempio, sicuramente voi tutti pensate al James Webb Space Telescope, perché lì è sempre buio, è sempre notte, non ci arriva mai il Sole, quindi è perfetto come può. Lì se uno vuole andare al Sole non è nel posto giusto. Se vuole abbronzarsi non è nel posto giusto. C'è stato messo anche Planck, perché anche Planck è stato messo lì perché sostanzialmente era un posto dove sei molto schermato dal sole e quindi se lo vediamo adesso Planck in questa foto, vedete che per esempio non ha più il collare Elisabetta, ha una situazione molto più pulita. È una cooperazione, un satellite italo-francese europeo che ha fatto degli ottimi dati, è stato mandato nel 2009-2013, è stato studiato espressamente per misurare le anisotropie, cioè una volta che abbiamo capito che la radiazione cosmica c'è, che è estremamente isotropa, vogliamo però andare a investigare le piccolissime differenze che ci sono tra una regione e l'altra dello spazio. Prima di lui, il Wilkinson Microwave Anisotropy Probe.
Prima di lui ha un altro satellite italiano, che non era un satellite, era un pallone sonda, si chiamava Boomerang. Cioè, insomma, vedete che ci è stato lavorato veramente tanto. Ma perché dobbiamo picchiarci così tanto a cercare le anisotropie di questa radiazione cosmica? Ecco, ora comincia la parte un pochino più delicata, sulla quale io sono molto meno preparato, quindi vi prego di non farmi domande da questo punto in avanti. Vi elencherò alcuni fatti del perché ci serve. Ci possono valutare la costante di Hubble, forma geometrica dell'universo, la componente in materia oscura, energia oscura, l'attendibilità dei modelli che prevedono quella qualcosa che a questo punto gli possiamo dare un nome, si chiama teoria dell'inflazione, che è quella che prevede quella espansione pazzesca all'inizio nei primi 10 alla meno 30 secondi, che è stata tirata fuori, forse si chiama Alan Guth, se non ricordo male, quello che l'ha inventata, per spiegare proprio il fatto che la radiazione cosmica sia così isotropa da tutte le parti, perché se l'espansione fosse stata lenta, le piccole differenze di temperature si sarebbero amplificate e quindi ci sarebbero molte differenze. L'unico modo per avere questa perfetta equilibrio da tutte le parti dell'universo e pensare che veramente in tempi infinitamente brevi si siano raggiunte, ci sia stata un'espansione enorme. Quindi le uniche, secondo questa teoria, le uniche variazioni che ci possono essere sono una sorta di eco delle variazioni che ci sono a livello diciamo di meccanica quantistica. Quindi noi sapete che non esiste un numero, una misura esatta, nel senso che abbiamo alla fine comunque sempre una indeterminazione, e all'interno della indeterminazione quantistica abbiamo delle zone un pochino più calde, un pochino meno calde, che sono quelle che secondo queste teorie adesso possiamo vedere come anisotropie della radiazione di Fong. Quindi bisogna cercare di vedere queste anisotropie. Il satellite Planck indaga in questa range di energia, e queste anisotropie appunto dovrebbero ricalcare la posizione dove adesso noi vediamo gli ammassi e i superammassi di galassie, perché nelle zone dove magari la temperatura era un po' più alta, un po' più bassa, era più facile o meno facile che cominciasse a aggregarsi la materia, a fermare le prime stelle che poi hanno formato le prime galassie, che poi hanno catturato sempre più roba diciamo legandola gravitazionalmente. Quindi ci dovrebbe essere una correlazione fra questi punti di disomogeneità e la mappa dei superammassi galattici. Effettivamente pare esserci. Io non l'ho trovata adesso in rete la mappa sovrapposta, quindi ne ho trovato una, ma la faccio vedere, ma è orribile. Però prima di farvi vedere se effettivamente ricalchino o meno, i sostenitori di questa teoria dicono che assolutamente c'è un accordo perfetto, però ovviamente, come vedremo alla fine, sono teorie, quindi ci sono sempre quelli che la pensano in modo un pochino diverso, non molto diverso. Però allora, visto che c'è così tanta importanza dietro alla ricerca di queste anisotropie, sono facili da vedere? Ovviamente, assolutamente no, abbiamo detto prima che sono parti su un milione. Allora, vediamo che cosa vede, per esempio, se io prendo il dato che mi arriva da un satellite. Vedo tutta una parte spostata verso il blu e tutta una parte spostata verso il rosso. Certo, noi siamo su Terra e ci stiamo muovendo e stiamo andando da qualche parte e ci stiamo allontanando da qualche altra parte. Quindi c'è tutta questa enorme, vedete, evidentemente noi stiamo andando verso sinistra in basso, e quindi andando di lì per effetto Doppler vediamo un avvicinamento, e quindi vediamo delle frequenze più elevate, e alle spalle ci lasciamo delle frequenze più lunghe, delle lunghezze d'onda più lunghe. La cosa carina è che possiamo con questa mappa stimare la velocità della Terra rispetto a un sistema di riferimento dell'universo primordiale. Vedete, più o meno andiamo a 627 km al secondo. E questo è un effetto di 3 millikelvin. Vi ricordo che noi stiamo andando a cercare degli effetti dell'ordine del microkelvin. Quindi questo qua è un effetto che è 1000 volte più grande di quello che vogliamo vedere. Andiamo avanti. Quindi togliamo tutto, prendiamo i dati con dei calcolatori, eliminiamo questo effetto qua.
e otteniamo questa seconda mappa, che ancora vedete è chiaramente troppo simmetrica anche questa qua, nel senso che c'è questa parte qui e poi ci sono delle macchie un po' troppo regolari. Allora queste qui sono per esempio l'effetto del fatto che qui c'è il disco della nostra galassia, che chiaramente va a sporcare il segnale perché ci sono delle nubi di gas diffusi, e quindi anche questi effetti bisogna toglierli. Quindi si fa della ulteriore elaborazione dei dati di queste anisotropie secondarie e si tolgono, comunque arriviamo a ordine di grandezza del microkelvin, e finalmente ci rimane questa mappa qui, dove si fa vedere delle zone più calde, delle zone più fredde di quella che è diciamo la traccia su tutto l'universo della radiazione cosmica. Allora, questa è la famosa mappa che vi volevo far vedere, che però non si capisce assolutamente nulla, nel senso che ne avevo trovata una volta una migliore, ma non l'ho più trovata. Forse si vede qua una striscia che potrebbe essere questa, però insomma non ci riesco a vedere una così grande somiglianza io, ecco, quindi non avrò l'occhio troppo attento. Allora, con queste anisotropie che hanno questa forma qua, questi tre picchi nelle varie, vabbè, queste sono anomalie di multipolo, ripeto, cercate sempre magari di vedere quello che dice la teoria, che sono queste tratto continuo, e quello che dicono i punti sperimentali. Quelli neri li ha presi il VMAP, quello del Wilkinson Microwave Probe. Poi per esempio Boomerang, quello italiano, sono le frecce verdi, ok? E quindi vedete che però, insomma, c'è un accordo discreto, soprattutto sul primo picco e sul secondo. Sul terzo probabilmente ci sto dentro anche io qua, insomma, nel senso, mi sembra che le barre d'errore, insomma, lasciano un po' il tempo. Non so, un'altra cosa che potete notare è che Planck è un satellite fantastico, non c'è un dato di Planck, perché evidentemente questi qua sono americani, e quindi Planck è un satellite europeo, e quindi non si parlano, e va bene, insomma. Comunque, però Boomerang c'è, perché gli italiani evidentemente gli stanno più simpatici degli europei, non so, per qualche motivo, forse perché dall'inizio della storia, se vi ricordate, la prima antenna era in Italia, eccetera. Da questi tre picchi, in modi assolutamente folli e teorici, si possono capire la geometria della curvatura dell'universo, secondo la densità barionica dell'universo, terzo la quantità e la densità della materia oscura. Insomma, si riescono a capire delle cose, e quello che si capisce è fare essere in accordo, in pieno accordo con la teoria dell'inflazione, che non è l'unica teoria del Big Bang, ce ne sono tanti vari gusti. Per esempio c'è questo che parla di isocurvatura, che però prevederebbe questi picchi fatti leggermente diversi. Quindi la teoria dell'inflazione sembra un po' in vantaggio su altre teorie. Quindi diciamo che giunti alla fine possiamo dire che siamo assolutamente certi che c'è stato il Big Bang e l'inflazione, insomma, pensiamoci magari che, insomma, ad esempio, sentiamo questa voce fuori dal coro, sentiamola. Quando ne sentii parlare per la prima volta provai orrore. Serve a spiegare perché l'universo è uniforme e piatto. La fase di espansione rapidissima, chiamata inflazione, è verificatasi pochi istanti dopo il Big Bang. Avrebbe stirato e appiattito tutte le irregolarità. Ma c'è bisogno di una fisica inventata ad hoc, a cominciare dall'inflatore, la particella la cui esistenza serve solo a giustificare l'inflazione. È una teoria artificiale che non risolve il problema fondamentale sull'origine dell'universo. Cos'è davvero il Big Bang? L'esplosione da cui tutto ha avuto inizio non è, come si potrebbe immaginare, l'inverso di un buco nero che collassa su se stesso. Mentre nel collasso di un buco nero la massa è dominata dalla gravità, nel Big Bang la gravità è soppressa e l'inflazione non spiega perché. Questa è una voce estremamente critica, che però non viene proprio da un cretinetto, perché questo è Roger Penrose, anche lui premio Nobel, e quindi lui per esempio ha una teoria, lui sponsorizza una teoria che mi sembra si chiama CCC, di cui l'unica C che mi ricordo è Cyclic, e delle altre due non me le ricordo. Lui sostanzialmente dice che c'è il Big Bang, l'espansione dell'universo, prosegue per un po'. Proseguendo per tanto tempo, chiaramente la materia si allontana sempre di più, le stelle smettono di andare, i buchi neri evaporano,
alla fine anche i protoni, che sono l'unica particella stabile, evapora anche quella, e alla fine, dopo circa un Google di anni, non c'è più materia nell'universo. Nel momento in cui non c'è più materia nell'universo, può nascere un nuovo Big Bang, perché è stato soppresso il vincolo gravitazionale e quindi tutto può ripartire nuovamente da capo. Questa era per dire, quindi lui non ha bisogno, nella sua teoria, di chiamare in causa nessuna creazione, nessuna, cioè è sempre stato così. Un Google di anni è tanto tempo, è 10 alla 100 anni. Quindi tenete conto che l'universo in questo momento ha 10 alla 10 anni, vuol dire 10 alla 90 volte la vita dell'universo attuale. Quindi è un tempo assolutamente terminato, tra l'altro, perché il Google è proprio un'unità di misura che vuol dire tanto. E quando i signori americani volevano fare un motore di ricerca che fosse grande, mastodontico, hanno detto: come lo chiamiamo? Lo chiamiamo Google. Peccato che non sapessero come si scrive Google, perché il Google dell'astrofisica si scrive Google, e loro, non sapendolo, hanno detto: boh, si scriverà Google, e hanno scritto un breve, per carità, va bene. Però, insomma, l'idea è che, appunto, come spesso capita, i termini inglesi, uno poi, se non lo sa come si scrivono, non lo sa, non è che può immaginarseli dalla pronuncia. Allora, vi faccio vedere soltanto in fondo un po' di specchi di corpo nero, visto che ne abbiamo parlato. Per esempio, quello del Sole fa abbastanza ben capire che la specie umana si è evoluta sulla Terra e non in qualche altro pianeta strano, perché il Sole ha un picco che vedete è nella zona del visibile, quindi è abbastanza chiaro che noi ci siamo evoluti in un ambiente dove la maggior parte della radiazione arriva in questo range, quindi i nostri rivelatori di onde elettromagnetiche si sono specializzati nell'osservare quella banda di frequenze lì. Se ci fossimo evoluti vicino a una stella, questa potrebbe essere una nana bruna, perché a 1800 gradi, insomma, probabilmente vedremo nell'infrarosso. Vedete, qua siamo fino a da 400 a 750 nanometri, e qua invece siamo intorno ai 1000-1500 nanometri. La temperatura della Terra sui 300 Kelvin butta fuori energia, dove il massimo c'era più o meno nell'ordine dei 10, però siamo passati ai micrometri. Cioè, quindi siamo tre ordini sopra. E finalmente la temperatura, la radiazione cosmica, e qua siamo ai millimetri. Quindi abbiamo millimetri, cioè un millesimo di metro, un milionesimo di metro, e qua siamo nei miliardesimi di metro, oddio, 400, per cui insomma, siamo quasi a un micro. Quindi vedete, la cosa carina è che la forma di questa curva è praticamente sempre la stessa, si allarga un pochettino, si appiattisce, però è proprio la teoria che prevede che quando un oggetto viene scaldato emetta energia in questo modo, con questo cocktail di frequenze, no? E poi dopodiché il cocktail è spostato più a destra o più a sinistra a seconda della temperatura, però quello è. Vabbè, io direi che vi ho angosciato abbastanza, quindi finirei qua. Se ci sono domande, ovviamente, se so rispondere, posso farlo. Ripeto, se c'è qualche domanda, bene. Non sull'ultima parte, sulla isocurvatura e i tre picchi, perché non saprei proprio minimamente spiegare come mai quei tre picchi lì ci danno informazione sulla densità barionica o sulla curvatura o sulla densità della materia oscura. Non ho provato a capirlo, ma è abbastanza mistica la cosa, quindi. Sì, allora, non è che ne sappia tantissimo, però sicuramente il problema è che la costante di Hubble non è costante. È una cosa che dipende dal tempo. È costante in questo momento in tutto l'universo, ma non è costante nel tempo.
Questo spiega, sì, pare che il valore della costante di Hubble sia andato diminuendo per i primi 4-5 miliardi di anni, abbia raggiunto un minimo intorno a 5 miliardi di anni dopo il Big Bang e poi da quel momento in avanti abbia cominciato nuovamente ad aumentare questo valore. Per cui in questo momento vediamo delle cose che vicine, non so che dire, che accelerano di più di quelle che sono lontane, perché quelle che sono lontane, diciamo, le vediamo in un momento in cui l'espansione aveva un ritmo differente, però diciamo il motivo è proprio questo, che viene chiamata costante, ma è una costante dal punto di vista dello spazio, non del tempo. Per cui in realtà la necessità, tra virgolette, della materia oscura è nata prima di queste cose qua. Ok. Se non ci sono altre domande, prego. Allora, vediamo di riprenderli perché sono un pochino più preparato su quello, un pochino più, non tanto, però un pochino di più. Ecco, già non sono tanto. Ecco. Allora, L1 è un tiramolla, tira la Terra, tira il Sole e siamo... E questo col tiro alla funesta in mezzo. L2 non è così diverso se ci pensiamo dal satellite geostazionario. Il satellite geostazionario cosa fa? Gira sempre sopra a un punto della Terra. Come fa a girare sempre sopra un punto? Ha quella che si chiama velocità angolare uguale a quella della Terra. Allora, tant'è vero che i satelliti geostazionari non li possiamo mettere in orbita a caso, perché devono obbedire alle leggi di Keplero. Quindi può stare solamente a circa 42.000 km dal centro della Terra, che vuol dire 36.000 km di quota. Deve stare lì per forza, perché se vuole stare in orbita a quella quota deve avere una certa velocità. E quella velocità è esattamente quella giusta per curvare e rimanere sempre... tipo Hotbird 13 sta a 13 gradi est sopra le, cosa ci sono lì, quelle di Colombo. Dov'è che si è fermato Colombo andando in America? Va bene. No, sei subito dopo, partito davanti all'Africa e si è fermato subito alle Azzorre, forse. Sì, è in quella zona lì dovrebbe essere, va bene. Quindi qui la situazione è uguale, questo punto qua non l'ho detto, è circa 1,5 milioni di chilometri dalla parte di qua. Questo grosso modo l'ordine di grandezza è quello. Tra l'altro ha un vantaggio essere qui perché comunque non c'è mai un'eclisse della Luna, nel senso che da questa distanza qui la Luna, che vedete lì è quel pallino blu, azzurrino piccolo, non arriva mai a eclissare completamente la Terra. Quindi la trasmissione dei dati da L2 alla Terra è facile, perché comunque un'antenna sulla Terra c'è sempre. Invece L1, per esempio, sembra facile, ma non c'è niente in L1 per davvero. Nel senso che SO, per esempio, è messo in un'orbita di circa sei mesi attorno a L1. Perché se uno stesse esattamente in L1, sarebbe costantemente allineato col Sole. E quindi sarebbe veramente un problema riuscire a ottenere dei dati, perché il Sole manda fuori tanta radiazione. Invece girando intorno a questo punto noi riusciamo a puntare le antenne dove è lui e non c'è il Sole che ci rompe le scatole dietro. Quindi questo corpo qua, man mano che si sposta, che sta, diciamo, perché poi in realtà tutto cade per l'effetto della gravità, questi stanno cadendo, però nel momento in cui si spostano rimangono in orbita. Cioè è lo stesso motivo per cui la Luna sta in orbita, nel senso se io tiro una pietra, la pietra cade. Se la tiro più forte, cade un po' più lontano. Se la tiro molto forte, posso prendermela nella testa, perché fa tutto... Prima di cadere, lei cade, ma tanto c'è la curvatura terrestre, continua a cadere e viene messa in orbita. Allora, questo qui... vorrebbe essere attirato in qua, ma sta andando in là, quindi cerca di cadere verso il centro, ma nel frattempo si sposta tutto il sistema e lui lo segue. Il punto L3 credo che sia il più inutile dal punto di vista dell'astronautica, perché sostanzialmente avresti
gli stessi vantaggi che in L1, solo che sei a 300 milioni di chilometri di distanza. Quindi costa un sacco di soldi mandare della roba là, e quindi è meglio metterla qua. E poi avresti sempre davanti il sole, quindi dovresti avere qua un satellite per farti da ripetitore triangolo. Quindi L3 non è usato. L4 e L5 sono i punti più usati dalla natura, perché sono sostanzialmente dei vertici di un triangolo equilatero, 60 gradi, 60 gradi, 60 gradi, cioè sono dei punti che sono a, se questi sono 150 milioni di chilometri, questo è 150 milioni di chilometri, questo è 150 milioni di chilometri, sono due triangoli equilateri, quindi questi angoli sono 60 gradi, quindi sono due punti che sono sulla stessa orbita della Terra, avanti e indietro di 60 gradi, e sono dei parcheggi, perché se vedete qua vengono evidenziati quelli che sono i gradienti gravitazionali, sono zone estremamente stabili dal punto di vista gravitazionale, per cui tutta la rumenta va a finire lì e ci rimane. E infatti abbiamo due gruppi, uno di questi, non mi ricordo se L4 o L5, sono quelli che si chiamano i troiani, e sono degli asteroidi, non mi ricordo mai se seguono o precedono la Terra, uno dei due, che sono parcheggiati lì dalla natura, perché ripeto, è un'ottima discarica, quello che metti lì ci rimane per miliardi di anni, perché non se lo porta via nessuno. Perché di nuovo, anche qui, se uno fa due o tre calcoli, scopre che è chiaramente molto più forte l'attrazione del Sole che non quella della Terra, perché sono alla stessa distanza, e quindi questo cade praticamente verso il Sole, ma non proprio verso il Sole, un pochettino spostato. Allora, però, man mano che cade, si sta muovendo, insomma, e la situazione è sempre quella di un equilibrio che si mantiene. E il primo che li ha studiati un po' esaustivamente è stato Lagrange, che poi era un italiano, anche se non è Lagrange, quindi era Lagrangis, ed è vissuto fino a 55 anni in Italia, poi però gli piaceva, e quindi era francese. Vabbè, Lagrangia forse era addirittura. Comunque aveva un nonno francese, quindi probabilmente aveva già italianizzato il nome, il nonno, e poi lui è tornato indietro. E tra l'altro è stato anche furbetto, perché nel senso che lui è andato chiamato dal re di Francia, ma era tipo il 1785, cioè ha rischiato, no? Nel senso, è stato bravo, perché non è finito sulla ghigliottina, perché cioè, per esempio, era un attimo che ti ci mettevano, no? Lavoisier ha finito male, no? E lui invece, pur essendo stato lì chiamato dal re, eccetera, è riuscito a giostrarsela bene, infatti poi è sepolto nel Pantheon, cioè voglio dire, è una delle massime figure francesi. È italiano, però va bene, lo stesso. Di Torino. Va bene. Non era tanto terra a terra come domanda, i punti di Lagrange. Va bene. Grazie a voi.